E i mandati. C'è il Signore, c'è il Signore, una testimonianza. Il Signore mi ha dato la grazia di fare e voglio condividerla con voi. L'altro giorno mio padre è stato molto male. Era da un po' di tempo che stava poco bene, ma ora era peggiorato fortemente. E martedì c'è stato il culto. Prima di venire al culto siamo passati da casa con Nestor e effettivamente stava malissimo, molto molto male, sia fisicamente che animicamente. Quindi noi siamo stati là pochissimo, qualche minuto per salutare e siamo venuti al culto. Grazie al Signore la parola è stata potente come sempre e durante il culto sono stata bene. E poi finito il culto mi è entrata ansia, perché pensavo insomma a quello che avevo lasciato a casa. E sono salita sopra e ho parlato col pastore. E la parola che ho ricevuto è stata la parola di vita. Prima di tutto ha liberato la mia anima dall'angoscia. Avevo come un peso che mi opprimeva, la paura e tutto quello che segue. E il pastore ha parlato, ha dato una parola, ha pregato per mio padre e sono stata prima liberata io da quell'angoscia, perché ho creduto nella parola che il mandato di Dio ha dato nella mia vita e subito ho visto il risultato, cioè dall'angoscia mortale alla leggerezza, alla liberazione e a riconoscere che in Gesù Cristo c'è potenza e tutto è possibile a chi crede. Questa è la fede che viene dall'udire la parola e dal credere nel mandato, perché in me non c'era quella fede in quel momento. Quindi questo è il primo miracolo nella mia vita. Poi quando siamo ritornati a casa, siamo passati da mio padre, che anche nel parlare col pastore, il pastore ci ha dato una parola, ha detto a Nestor appunto cosa doveva fare, la preghiera da fare per la liberazione di mio padre, e siamo andati con questo mandato. Ovviamente con tutto il rispetto insomma, per la sua posizione, per tutto, però quello che a noi serviva era la vita da dare a mio padre, non il resto. E quindi là siamo andati, Nestor ha parlato, ma insomma abbiamo pregato per lui. Tanto quando siamo arrivati, da che era morto, che l'abbiamo lasciato morto, mia madre ci ha aperto con un sorriso e lui stava meglio. E la prima cosa che abbiamo detto, noi abbiamo fatto pregare il pastore prima di venire. Dice, no papà, proprio si è ripreso. E poi siamo andati là e Nestor gli ha parlato. E nelle parole che noi portavamo, mandati dal pastore, c'era la vita e noi vedevamo che lui stava meglio e poi glorificava il Signore e confessava Gesù Cristo come suo Signore. E quindi, cioè, per noi è stata una gioia, e parte poi l'affetto che lui, proprio ringraziando il pastore, dicendo di continuare a pregare per lui, eccetera. Quindi io ringrazio il Signore perché io so che tutto è nelle sue mani e ringrazio il Signore per il nostro pastore perché ci dà la fede in Gesù Cristo e la possiamo vivere ogni giorno. Io ringrazio il Dio ti Signore per benedica. questo. Amen.